La grandezza di Renoir. Un critico francese disse: gli impressionisti toccano il vertice della loro arte quando danno un'immagine alle domeniche francesi. Vero ma riduttivo. Prendiamo il capolavoro di Renoir, Colazione di canottieri. E sì, la rappresentazione domenicale di un pranzo dove un gruppo di commensali bevono, mangiano e discutono rilassati in una calda giornata estiva. Ma è anche la dimostrazione della grandezza degli artisti. Vediamo il proprietario Monsieur Furnace e la figlia Alphonsine appoggiati alla ringhiera. Il barone Barbier parla con il figlio del proprietario e vicino a loro la modella preferita di Renoir, Angela. Una grande chiacchierona. Poi c'è l'estrighe affascinato dall'occultismo insieme a Paul Lott, famoso rubacuori, che parla con l'attrice Jeanne Samarin. A destra un appassionato canottiere, Gustave Caillebotte, artista di talento e fanatico della barca. Dialoga con l'attrice Hélène André e dietro i due il giornalista Maggiolo. Infine a sinistra la donna Eileen Charigot, che diventerà la moglie di Renoir. Questo gruppo sta mangiando al ristorante Fornese, dal nome del proprietario, sulla terrazza affacciata sulla Senna. Riunione organizzata dal barone Barbier. Opera esposta a Washington nella Phillips Collection. Questo quadro cattura la magica atmosfera di una domenica francese. Renoir è riuscito a fermare il tempo, permettendo all'osservatore di percorrere un viaggio ritroso di 140 anni. E ritrovarsi avvolto in quella magica giornata, eterna giornata, circondato da belle donne e uomini interessanti. Possiamo così riconoscere il carattere di ogni persona come se le conoscessimo da tempo, la loro bellezza e le loro manie. Quello che è riuscito a Renoir facendo questa opera è pitturare le anime, i caratteri dei personaggi ritratti, oltre ai loro magnifici tratti somatici. Si sentono i profumi della cucina e delle bevande, il chiacchiericcio delle persone, il tutto avvolto nella brezza calda della giornata. L'osservatore, qualsiasi osservatore, possono così dire: questo è un capolavoro.